Bene, yes. Oggi ci troviamo allora in questo magnifico posto, direi un'oasi di paradiso, caratterizzato tutto da fiori, da tante belle cose, da tanta attenzione, da tanta cura che tutti gli abitanti concorrono proprio a rendere più bello possibile questo luogo magico, direi una cosa molto rara ai giorni nostri. Siamo a Canistra, giusto? Qua è Canistra. Bello, eh? Bello. Ho visto perché avete qua tutto fiorito. Stamattina là ci ho messo i nanetti. Ah, ha addobbato un po' tutto. Sì, più tardi venite voi per fare le foto. Sì, sì, ha preparato una cosa qui. Ha fiorito, è vero? Un po'. Ma ha preparato tante cose. Per... Abbiamo pulito la strada, abbiamo messo le piante. Ma abbiamo chi? Voi, gli abitanti? Io e un'altra persona qua a fianco. Ah, perché fate tutto fai da te qua, sì. Giusto? Però è bello, l'avete creato un paradiso. Ma noi lo facciamo qua, davanti al mio portone, sì. Fino là sotto, lo facciamo noi. Ah, bene. E poi là un'altra persona? Là c'è una persona addetta che si apprega a questo lavoro. Senti un po', senti un po'. Ma bello, tutto avete dipinto, anche i lampioncini. No, i lampioncini sono venuti i pittori. Ah, per farlo. Bello, per bellissimo. Farlo volontariato. Ho capito. Poi fate le foto poi. Li vediamo. Se venite c'è da guardare. Ma quanti abitanti fate in questo paese? Quanti siete? Penso qualche 70 famiglie. Caspita, tutte unite, tutte? Tutte unite. Qua se uno sta male ci uniamo tutti per aiutarci. Bello, bello. È una cosa bella. Però a tutte le parti ci siamo quelli buoni e quelli meno buoni, e va bene, ma qua la maggioranza però si va avanti. Predomina qua? Questo affiatamento, no, proprio no, questa è cosa. Bello, va bene, ci vediamo più tardi. Allora. Se non ci sentiamo buoni, bene, tutti bussiamo la porta ai bisogno. E le porte sono tutte aperte. Pure per le persone che vengono da fuori. Buona giornata, ha detto il nome? Grazie. Ci vediamo più tardi. Ok. To break my heart if I give it to you, if I give it to you. La signora ci dice quindi gli ingredienti per fare questa meraviglia: ci vuole l'acqua, il concime e tanto amore. La cura, curati, ma il vento qua non vi tocca? No, niente. Non mi tocca, tutto qua, se aveva i gerani qua, e avevo le gerbere, sai che erano bellissime, sì. La mia baracca, perché l'ho dovuto togliere che me li rompeva. Mannaggia, mannaggia. Ma per riprodurla, allora, se lei mi dà, come si chiama, un tanno, come si dice? Praticamente no? Si piantano quando si potano, no? Sì, quando?
Quando si popola? A novembre. A novembre. Sì. Si piantano le cose, no? Lo stelo, no? Un pochino di stelo così, metterle anche in un vaso, però darci l'acqua pure ogni tanto. Dico, perché... Ma lei fa radice poi? E poi fanno le radici e poi le può mettere dove vuole. Senti Fabio, quindi a novembre torneremo qua dalla signora che ci regalerà un pezzettino, uno stelo. Si chiama... Vediamo se io l'ho messo, se ne viene, lo posso dare pure venuto. Va bene, grazie. If I had a thousand tongues, I would sing with everyone. Voices like a mountain song, sing you are my only one. Oh my, days. Life is wonderful. I would launch a thousand ships just to be about your lips. Tell them all to sail away just to see you. Lei è un'icona di questo paese, guarda. Ha fatto cose splendide, eh? Sì, la signora Maria è un'icona, guarda. Si ha un pollice verde. Ha un pollice verde e fa crescere tutto. Dove mette mano lei cresce da qualunque e fiorisce, vero? Sì, sì. È davvero un'istituzione qui.